Marco Falaschi a Modena, Pallapanini Coppa dei Campioni. Esatto, sì, siamo tornati da avversari, insomma, e quindi per me è una bella soddisfazione venire qua con questa squadra, con Lotto Strefl. E niente, domani giochiamo la nostra partita, proveremo a fare il massimo, insomma, Modena è una grande squadra, lo sappiamo, ha grandi obiettivi e noi cercheremo di metterla un po' in difficoltà, insomma. Al di là di quello che è la pallavolo giocata, già una Supercoppa polacca all'archivio quest'anno, al di là della classifica, ci racconti un po' la tua esperienza polacca, un po' la tua vita polacca? No, la mia vita polacca si sta bene, onestamente non pensavo, però si sta molto bene, là la pallavolo è vista, è quasi il primo sport, perché comunque è seguitissima in tutti i palasport, ci sono, cioè, molto spesso è tutto esaurito dappertutto, ad esempio la Supercoppa che abbiamo giocato a Poznan contro Resovia, insomma, che abbiamo vinto 3-2, c'era anche lì 6.000 spettatori, ma lì è la norma, e quindi onestamente sono molto contento della mia esperienza là, spero di poter continuare là, perché comunque è una bella realtà, onestamente c'è voglia di far bene, gli sponsor hanno voglia di investire nella pallavolo e questo a me è onestamente, cioè, è una grande cosa per noi, insomma. Danzica e Sopot sono questi due comuni su cui il palazzetto è stato costruito. Nord della Polonia, il Baltico, un po' freddino? Ma no, ma dai, ci si abitua a tutto, insomma, non è la Russia, chiaro, è un pochino più fresco, ma va benissimo, ecco, si sta molto bene, davvero, sono praticamente Troim Jastu, sono tre città, Gdynia, Sopot e Gdansk, sono una piccola regione molto ricca, visitata da tantissimi turisti, specialmente d'estate, e quindi niente, là si vive molto bene, onestamente, è una città europea, ci sono molti ristoranti, club, possibilità di andare in giro. E veramente, onestamente, all'inizio della mia esperienza avevo qualche timore, però parlando chiaramente con Andrea, che aveva già allenato la nazionale polacca, mi ha veramente illuminato, perché veramente si può fare cose interessanti là, e tutto questo va per il bene della pallavolo. Senti, le difficoltà maggiori sono la lingua? No, assolutamente no. Adesso comunque parliamo comunque tutto in inglese, anche i ragazzi parlano tutto in inglese, io sto andando sul polacco, ci siamo, ci sono qualche piccolo problema d'accento, però no, dai, onestamente è un piacere provare a imparare il polacco, e perché voglio, perché mi piace, perché questi ragazzi meritano rispetto. Senti, un'ultima domanda, una curiosità, il piatto polacco che preferisci? Il piatto polacco? Ah, ci sono una marea di zuppe, quindi le zuppe sono onestamente favolose. La pasta non sanno chiaramente cucinarla, questo è chiaro. Però no, anche sul cibo si mangia bene. Bisogna scegliere alcune cose, chiaramente il pesce, io adoro il salmone e là te lo fanno in ogni salsa, veramente.